quando sono più piccoli. Il tempo vissuto a scuola quindi deve essere utilizzato per preparare adulti idonei a vivere da protagonisti nella complessità dei tempi attuali, sempre con maggiore frequenza e per i motivi sempre più svariati, siamo a contatto con popoli differenti per lingua e cultura. Una buona conoscenza della lingua inglese è senz'altro un contributo notevole per raggiungere tale obiettivo. Sono soddisfatto per quanto è stato realizzato, pertanto mi complimento con gli alunni per le competenze acquisite. Avete dimostrato che sapete tante cose della lingua e della cultura inglese. Ringrazio le docenti, tutte le docenti, e in particolare le docenti protagoniste di questo percorso didattico, quindi l'insegnante Di Manno, l'insegnante De Luca, l'insegnante Iudicone, l'insegnante Notaro. Un rinnovato applauso per tutte loro. Un ringraziamento alla docente referente del progetto, insegnante Pestillo, docente vicaria e coordinatrice di questo plesso. E un rinnovato applauso a tutte le docenti della scuola dell'infanzia Maria Pia di Savoia, perché hanno fatto un lavoro di squadra eccellente, hanno lavorato oltre misura, sono state a scuola di mattina e di pomeriggio, l'hanno fatto di piacere, sapendo che la scuola non può dare loro soldi perché non ce l'ha, l'hanno fatto di piacere. Grazie maestre. Qualcuno nel passato ha detto che l'educazione dei piccoli è affare di cuore e loro, le maestre, nel loro lavoro di cuore ce ne mettono tanto, lavorando oltre misura. Ringrazio anche voi genitori, unitamente alle autorità rappresentate dall'assessore Biasillo che voglio accanto a me. Prego, assessore. La ringrazio per la vicinanza che ci esprime in tutte le occasioni. L'augurio che formulo è quello di continuare in questo modo per il bene di questi bambini, perché una struttura scolastica che ben opera è un grande bene per una comunità, un bene che va salvaguardato, custodito e accresciuto. Grazie a tutti voi. E adesso la parola al nostro caro assessore. Prego, assessore. Grazie preside, velocemente perché i bambini sono veramente stanchi, vengono fuori da un tour de force incredibile. Però la resistenza ce l'hanno, sono grandi, grandiosi. Allora, ieri sera con l'Europa, questa sera con l'argomento, con lo studio della lingua, altrettanto importante, anzi, l'unità europea oramai abbiamo capito, passa anche attraverso la conoscenza delle lingue e prima di tutto della lingua inglese. Rappresenterò al mio sindaco sia la serata di ieri sera che la serata di questa sera. Per me è occasione di grande gioia, occasione veramente di grande felicità. Questi bambini sono veramente una cosa eccezionale e ogni volta ci meravigliano. Ripetiamo un applauso più forte però, Pure voi, applaudiamoci da soli, così. Veramente bravi, veramente eccezionali. Allora, questa serata conclude anche un po' il giro delle diverse scuole che hanno rappresentato tutto il lavoro svolto durante l'anno. Sono rimasti
due o tre altre occasioni per incontrare i bambini. Con questi sono diventato oramai amico, perché li ho visto già in diverse occasioni durante tutto l'anno, poi, no? Durante le festività di Natale, poi quelle di Pasqua, la Shoah, e anche in quelle occasioni ci siamo visti, occasioni sempre importanti. Che altro dire? Questi bambini lasceranno la scuola dell'infanzia quest'anno, sono tutti di 5 anni, no? Andranno tutti nella prima classe della scuola primaria. Beh, io mi auguro che possano trovare lì la stessa attenzione che hanno trovato nella scuola dell'infanzia, con queste insegnanti meravigliose, veramente eccezionali. A loro facciamo l'applauso più grande, perché senza di loro non avremmo tutto questo. L'età che va dai 5 anni ai 10 anni è l'età più bella per i bambini. Si sono liberati da tutti gli affanni, da tutti i problemi che in genere riscontriamo a livello psicologico fino al quinto anno. Superato questo, si avvia una fase nuova, bellissima, per i bambini e per i genitori, pure per i nonni, perché questi bambini si mostrano così aperti, sereni, disponibili a tutto e disponibili soprattutto all'apprendimento. Di questo sanno bene le insegnanti di scuola primaria e faranno in modo che questi bambini crescano continuando così, in una maniera così bella, così meravigliosa, nel progresso del loro sviluppo. A loro io faccio tantissimi auguri di buon proseguimento e a voi genitori tanta gioia e felicità di fronte a questi risultati. Grazie. Grazie a lei, Assessore, grazie. Grazie, grazie, grazie all'assessore, grazie. Sì, 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 sì. Ecco, gli omaggi ancora sono in corso. Allora, intanto, che dire a tutti voi? Personalmente ogni tanto penso di essermi abituata a queste emozioni, poi le riscopro nuove e sempre diverse e mi prendono tanto. Sono veramente tanta emozione nel guardare la bravura di questi bambini. Sono stati veramente eccezionali, due serate veramente eccezionali. Sono stati bravissimi, è vero bambini, siete bravissimi. Delle mie colleghe che dire? E per dirla in termini calcistici, ormai siamo presi dai mondiali, io auguro a Prandelli di avere la stessa squadra, la squadra che ho io come colleghe. È una squadra vincente, ve lo assicuro. Io le ringrazio di cuore, sono persone eccezionali e disponibili e i risultati poi si vedono. Quando vengono chiamate a corte rispondono sempre sì, ed è un sì convinto per la scuola. Grazie a tutti voi. Adesso passiamo alla seconda parte di questa manifestazione. I bambini si andranno a preparare, noi un attimo di pazienza, consegneremo loro il diploma che li introduce nella scuola primaria. Un attimo di pazienza e grazie a tutti. Secondo momento di questa manifestazione usciranno i bambini chiamati per sezione. Consegnano i diplomi il dirigente scolastico e l'assessore all'istruzione. I bambini della sezione A, delle insegnanti Elisabetta Ferraro, Paola Pestillo e Valentina Di Manno. Thank you.
stiamo vivendo, per favore. Stiamo vivendo un momento molto solenne, quindi partecipiamo con la massima attenzione. Stiamo consegnando. Sì. Stiamo consegnando a ciascun alunno della scuola dell'infanzia che a settembre frequenterà la scuola dei grandi un diploma. Un diploma che dice che voi avete imparato tante cose della lingua e della cultura inglese. Bravi. Bravi. Assessore, se ci aiutiamo a vicenda, quindi il primo diploma lo consegniamo a... Legga. Mauretti Mellozzi Simone. Eccolo qua. Brava, brava. Brava. Il secondo diploma? Forte Lucio. Bravo. Applausi per Lucio. Il terzo diploma, assessore, questo bambino che si chiama? Bravo, complimenti, auguri. E il successivo? Pinto Chiara, eccola qua. C'era Federico. E ancora un diploma a? Pinto Giulia. Questo diploma invece... Riccardi Alessia. Eccola. E l'ultimo diploma di questa tornata... Sepe Sara. Io voglio fare una domanda, assessore. Questi diplomi, questi bambini, dove li metteranno? Dove li mettiamo? Ben incorniciati nella vostra cameretta, è vero? Sì. Ben incorniciati nella vostra cameretta. Bravi, bravi. Quindi potete ritornare. Applauso. I bambini della sezione B delle insegnanti Lidia Ciaccia e Giuseppina Parisella. Di Biasio Eros, avvicinati. Bravo, complimenti. Bravo. Si avvicini Aurora Di Trocchio. Brava, complimenti. Francesco Pio Marrocco. Bravo. Complimenti, auguri. L'ultima di questa tornata, Serena Trani. Brava.